con mister Giuseppe Santoni, allenatore del Potenza Picena. Una partita strana, un primo tempo in cui forse le due squadre non si sono fatte particolarmente del male, poi nel secondo tempo c'è stata più vivacità e anche qualche episodio che forse ai punti avrebbe potuto favorire la sua formazione. Ma non è chiarissimi gli episodi, ci sono due rigori netti per noi, l'arbitro, uno l'ho visto benissimo, con un salvataggio sulla linea di Paniccià con la mano, poi ce n'era un altro appena iniziato il secondo tempo, poi abbiamo preso due pali, penso che il secondo tempo sia stato a senso unico, loro hanno avuto solo un'occasione in contropiede con un tiro sopra la traversa, però... abbiamo fatto il massimo, quello che dovevamo fare, abbiamo fatto bene. Mi dispiace perché dopo 28 partite di arbitri veramente bravi, oggi doveva venire un arbitro ritenuto uno dei migliori dell'eccellenza per, secondo me, fare delle cose incredibili. Però vabbè, dai, ci accontentiamo e andiamo avanti, pensiamo alle prossime. Con il presidente del Muccia, Luigi Formaggi, per commentare una partita in cui la squadra di casa ha sicuramente fatto vedere quello che è l'atteggiamento giusto per chi vuole salvarsi. Poi per onestà sportiva dobbiamo dire che probabilmente il Potenza Picena forse ai punti avrebbe meritato questa vittoria, ma il Muccia ha venduto cara la pelle e alla fine è riuscito a portare a casa un punto importante e che fa morale perché segna l'atteggiamento giusto. Sì, giusto, hanno fatto una bella partita con l'atteggiamento giusto in campo, quello che ci voleva. Potenza Picena è una fortissima squadra, forse meritavano, forse c'era anche un rigore, però noi abbiamo concluso bene, abbiamo fatto anche delle bellissime azioni, abbiamo avuto due occasioni anche noi nitide davanti al portiere, ma Santoni ha sbagliato. Una bella partita. Ho visto i ragazzi che con l'atteggiamento giusto potevamo stare 5-6 punti in più. Purtroppo quest'anno è un campionato che è andato così. Degli sbagli sono stati fatti. Adesso vedremo partita per partita quello che verrà fuori. Buonasera.